Bene, colleghi, come è noto, oggi è il 2 di aprile. Il 2 di aprile mancano soltanto 4 giorni al 5° anniversario del più tragico evento avvenuto in Abruzzo negli ultimi 100 anni dai tempi del terremoto di Avezzano. Io penso che sia giusto e opportuno, soprattutto a conclusione di questa legislatura che è stata vissuta tutta dall'inizio alla fine in epoca di terremoto e post-terremoto. Ricorderete come le prime scosse prima del 6 di aprile noi le sentimmo anche sui nostri scranni di consigliere regionale e poi dopo tutto quello che è avvenuto. Tante vittime, tanti senza tetto, tanti danni a persone e cose. Una tragedia indimenticabile per la città dell'Aquila e per tanti altri comuni della regione Abruzzo. Io credo che sia giusto che in questo Consiglio regionale si ricordino le vittime e tutti coloro i quali hanno comunque sofferto a causa di questo terremoto con un minuto di silenzio. In merito proprio al terremoto, volevo però dirvi che in occasione del 5° anniversario sono state realizzate una serie di iniziative per ricordare questo tragico evento che inizieranno, come è noto, dal pieghevole che è stato distribuito e che è in via di distribuzione a piano zero dell'emiciclo, che prevede un programma religioso a cura dell'Arcidiocesi dell'Aquila in Piazza Duomo da 12:30 del 6 di aprile, con una santa messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita dell'Aquila. Saranno poi, proseguendo fino alle 3:32, quando con 309 rintocchi, per cortesia, con 309 rintocchi della campana del suffragio saranno ricordate le 309 vittime del terremoto. Questi eventi in ricordo del terremoto si concluderanno con un concerto
istituzionale, alla presenza anche del sottoscritto, essendo un concerto patrocinato anche dalla Presidenza del Consiglio regionale, presso la Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, che come è noto, insomma, dopo la Basilica di San Pietro è la basilica più importante della città eterna, con un concerto Nonostante tutto e Pasqua, concerto istituzionale del 5° anniversario delle vittime del terremoto dell'Aquila, a cura dell'Orchestra Sinfonica Marco Dall'Aquila. Sarò presente anch'io alle ore 20:30, ovviamente siete invitati tutti i consiglieri regionali presso la Basilica di San Giovanni in Laterano in Roma alle ore 20:30 di domenica 6 aprile. Bene, abbiamo concluso con... Prego, Saia, sull'ordine dei lavori, a lei la parola. Chiedo scusa, Presidente, se le faccio una domanda che avrei potuto fare ieri alla riunione dei Capigruppo. Oggi abbiamo un documento da discutere, su questo documento molto importante che è stato fatto dai Presidenti dei Consigli regionali, eccetera. La mia domanda, visto che questo è un documento, mi pare concordato un po' da tutti, e se comunque è previsto, potevo fargliela ieri, mi scusi, la faccio oggi, se comunque alla fine di questa discussione è prevista una votazione da parte di questo Consiglio regionale o è solo una presa d'atto e una discussione? Voglio sapere se c'è una votazione, perché capisce... No, c'è una votazione, certo, c'è un documento, ovviamente come sempre i consigli regionali poi lo votano. Tenga conto... Sì, prego. No, lei mi introduce... La parola, ovviamente, voglio relazionare ai consiglieri regionali su quanto è stato fatto e su quello che evidentemente è previsto. Allora, è giusto che sappiate, è stato depositato a tutti voi, è giusto che sappiate che la materia della riforma del titolo quinto della Costituzione, che riguarda anche la materia relativa alla riforma del Senato, che è stato già depositato, materia che, oggetto del Senato, che è stata già depositata e approvata dal Governo nazionale e che prevede che si passi da un sistema bicamerale a un sistema monocamerale con la istituzione di una seconda Camera definita Senato delle Autonomie e che prevede una certa composizione e, come dire, certe prerogative e competenze che le conferenze dei presidenti di consiglio regionale in rappresentanza delle assemblee e dei presidenti di giunta in rappresentanza dei governi regionali contestano, nel senso che non la ritengono la soluzione migliore, così come tanto leggerete i quotidiani in questi giorni, così come molti giuristi costituzionalisti contestano. Vi faccio un esempio per tutti: in questa riforma del Senato, che dovrebbe definirsi Senato delle Autonomie, le regioni, che dovrebbero essere la massima espressione delle autonomie, al punto che esiste persino a livello europeo un'istituzione che si chiama Comitato delle Regioni e che prevede appunto le regioni ormai come l'interlocutore privilegiato dell'Unione Europea per l'applicazione del principio di sussidiarietà, ebbene nel nostro Paese le regioni vengono trattate come la Cenerentola delle autonomie. Voi pensate che in questa frettolosa riforma approvata al Governo all'unanimità si prevede che il Capo dello Stato, che non viene neanche eletto tra l'altro dai cittadini, come vi è noto, ma come dire, dal Parlamento, dai due rami del Parlamento, nonché alcuni esponenti, alcuni componenti, ma pochi, delle assemblee legislative, si prevede che il Presidente della Repubblica indichi 21 rappresentanti nel Senato delle Autonomie e i consigli regionali solo 2 per ogni assemblea, cioè siamo 20 regioni, 20, no, 2 per 2, 40, quindi immaginate... I consigli regionali ne esprimono 40. Il Presidente della Repubblica, eletto non dai cittadini, ma dalle istituzioni, come dire, un'elezione di secondo grado, lui da solo ne nomina 21. Allora, voi capite bene, più i sindaci, voi capite bene che il ruolo delle regioni esce fuori
maltrattatissimo, non maltrattato, maltrattatissimo da questa riforma. Per non parlare poi, come vi è chiaro dal documento di lavoro che è allegato alla delibera che vi è stata... non è stata mandata. Ecco, il documento è stato mandato, poi adesso ve lo leggo. Il documento che la proposta di riforma costituzionale che è stata elaborata dalle conferenze dei presidenti di Consiglio e di presidenti di Giunta, congiuntamente, infatti porta la sottoscrizione dei due attuali coordinatori delle conferenze, che sono il presidente dell'Emilia Romagna Errani e il presidente dell'Umbria Brega, va bene? Entrambi tra l'altro appartenenti alla formazione politica Partito Democratico in questo momento, esprimono dei dubbi e ovviamente intendono che i consigli regionali, le regioni in generale, svolgono un ruolo differente, non solo, ma non è soltanto un fatto di partecipazione, è un fatto di competenze del Senato per quello che sarà. Non si contesta che si debba passare da un sistema bicamerale a un sistema monocamerale, anzi, le conferenze sono d'accordo che questa riforma sia necessaria e che sia opportuno farla. Quindi sono assolutamente convinte le due conferenze che si debba passare da un sistema bicamerale a un sistema monocamerale, che però il Senato debba essere composto e debba avere le competenze che vengono ipotizzate in questa riforma, su questo non vi è accordo. Così come sulle materie di competenza del Senato delle autonomie c'è molto da dire. Voi avete sicuramente letto i punti relativi a questo documento che io brevemente sottolineo, e cioè sulle competenze del Senato in modo particolare. Cioè, allora, le regioni concordano, vi leggo le cose sulle quali le regioni, le due conferenze concordano. A. Sull'opportunità di conservare il nome di Senato delle regioni e delle autonomie. B. Sulla previsione di una partecipazione di diritto di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali, presidenti di regione e sindaci dei capoluoghi di regione e di componenti eletti dai consigli regionali, tra i propri componenti e dal collegio di sindaci. I rappresentanti dei consigli regionali saranno individuati e eletti dai consigli secondo le procedure di legge. Però qui non si dice in che numero, è chiaro? Mentre invece la proposta del governo lo precisa. C. Sull'opportunità che la ripartizione dei seggi sia parametrata alla popolazione delle regioni. Questo a noi l'Abruzzo non fa molto comodo, perché noi siamo fra le regioni più, come dire, con il minor numero di abitanti, quindi saremmo una delle regioni Cenerentola rispetto ad altre. Siamo nella terza fascia per popolazione delle regioni italiane. Presidenti di regione e sindaci dei capoluoghi di regione e di componenti eletti dai consigli regionali tra i propri componenti e dal collegio dei sindaci, rappresentanti dei consigli regionali saranno individuati e eletti dai consigli secondo le procedure di legge. Sull'opportunità, come dicevo, della ripartizione dei seggi che sia parametrata alla popolazione, garantendo per tutte le regioni, anche le più piccole, la componente eletta dai consigli regionali al proprio interno e dal collegio dei sindaci. Cioè sostanzialmente si dice: comunque le regioni più piccole devono avere i loro rappresentanti, quelle più grandi ne devono avere di più, invece che due saranno 3, 4, 5, 6, quello che è. Sulla quota paritaria di eletti dai consigli regionali e dai collegi dei sindaci, sulla previsione che il mandato degli eletti sia agganciato alla durata degli organi ai quali appartengono, sulla non condivisione dell'integrazione del Senato con membri nominati, il numero elevato di senatori nominati per gli alti meriti in campo scientifico, artistico e sociale non solo è stridente con la nuova conformazione del Senato, ma potrebbe alterare la formazione delle maggioranze in seno alla Camera Alta anche in considerazione della composizione numerica ridotta. È chiaro questo, sì? Benissimo. Poi, in merito alle competenze del Senato, le regioni ritengono indispensabile e condividono il superamento del bicameralismo paritario, così come vi dicevo prima. Tuttavia, al fine di rafforzare le competenze del Senato, occorre consentire che eserciti concrete funzioni di riequilibrio tra le competenze dello Stato e delle regioni, anche allo scopo di superare il conflitto costituzionale che ha caratterizzato questi anni.
e che la stessa proposta del governo gli assegna. Si dovrebbe prevedere a, vi chiedo scusa, un po' di attenzione, anche perché poi dopo dobbiamo votarlo questo documento oppure emendarlo, la maggioranza assoluta della Camera per tutti i disegni di legge necessaria per superare il dissenso espresso dal Senato. B. La previsione di una legge bicamerale avente ad oggetto la definizione del contenuto specifico delle materie e delle funzioni. Vi è chiaro questo, sì? Cioè, il bicameralismo resta perlomeno per capire quali materie e quali funzioni spettino alla Camera dei Deputati e quali funzioni e quali materie spettino, una volta per tutte, sia chiaro, alle Regioni. Sul modello di altri ordinamenti, di altri paesi, che praticano modelli costituzionali di tipo federale, regionalizzati e o autonomisti, definendo tempi certi che garantiscono un iter celere del procedimento legislativo. C. L'introduzione di una commissione bicamerale, da prevedere già nella stessa Carta Costituzionale in sede redigente, che operi nel cuore del procedimento legislativo, definendo tempi certi e celeri. L'ampliamento della competenza anche alle funzioni ispettive, poteri di interpellanza e di interrogazione. Poi, sull'organizzazione del Senato, per le regioni è indispensabile corrispondere agli obiettivi che lo stesso governo intende realizzare, attribuendo al Senato il ruolo di assemblea di rappresentanza dei territori e di raccordo tra tutte le istituzioni rappresentative. Una volta garantito che il Senato si articolerà per gruppi di rappresentanza delle comunità regionali, sarà il regolamento del Senato ad individuare gli specifici casi di voto unitario e il bilanciamento degli equilibri alla tipologia di decisioni, per le quali sarà indispensabile ricorrere a tale modalità di voto. Sarà necessario inoltre modificare la proposta del Governo prevedendo la figura del Presidente del Senato e demandando al regolamento la disciplina delle modalità di elezione e di durata del Presidente del Senato delle Autonomie. Sulla riforma del titolo quinto, poi, le Regioni, nella convinzione che un elenco di materie concorrenti sia necessario per un esercizio coordinato delle diverse competenze legislative, ritengono possibile accedere alla proposta del Governo di superare la legislazione concorrente, prevedendo tuttavia un rafforzamento delle controgaranzie. Vabbè, poi viene giù sulla questione relativa alla riforma del titolo quinto. Allora, un voto successivo naturalmente a un dibattito che mi auguro ci sia, anche se vedo una scarsa attenzione da parte dell'Assemblea su questi argomenti, ma lo posso anche capire perché siamo ormai alla fine di questa legislatura, siamo soltanto due regioni a tornare al voto adesso, quindi è chiaro che per le altre c'è maggiore attenzione che per la nostra, ma lo posso anche capire. Noi però come Regione Abruzzo non possiamo non esprimerci nello stesso giorno in cui si esprimono con un voto anche le altre assemblee legislative d'Italia. Io personalmente, che ho creduto tantissimo nel ruolo delle regioni, che ho preso parte con un ruolo da protagonista nella conferenza dei presidenti delle assemblee legislative d'Italia, al punto da essere stato delegato a presiedere, come ben sapete, per un anno la conferenza delle assemblee legislative d'Europa, dove mi sono battuto esattamente per questi stessi argomenti, cioè per dare peso ai territori in una logica federale e soprattutto in una logica nella quale, ai sensi del Trattato di Lisbona, venisse data evidente e chiara applicazione al principio di sussidiarietà, cioè dare maggiori poteri ai territori, prevedendo in questo modo maggiori poteri ai cittadini, perché più ci si avvicina al cittadino, meglio è, anche in termini di applicazione del diritto e della, come dire, e di una vera democrazia applicata ai popoli. In tutto questo io ho creduto, adesso si chiudono 5 anni di esperienza meravigliosa che io ho avuto da Presidente di questa Assemblea, non solo qui all'Aquila, qui in Abruzzo, in cui io credo che questa Assemblea abbia svolto nel migliore dei modi, secondo me tra le migliori, se non la migliore Assemblea legislativa in Italia, per le cose che ha fatto e che ha fatto prima
di altri consigli regionali in Italia, prima di altri consigli regionali in Italia, essendo portata anche ad esempio per altre, con una delibera del Consiglio dei Ministri del governo Monti, come vi è noto, ai sensi del decreto legge 178 del 2011, perdon, del 2012, noi abbiamo il dovere di esprimerci, mantenendo alto il vessillo di un regionalismo che purtroppo, anche con questo finto Senato delle Autonomie, perché è un finto Senato delle Autonomie, si dà una mazzata terribile proprio alle autonomie. Cioè, questo è il senso delle cose. Con le finzioni slogan con le quali si dice io creo il Senato delle Autonomie, si dà una brutale mazzata alle autonomie, in modo particolare alle istituzioni regionali. Questo è quello che pensa il sottoscritto. Capisco che oggi fa leva sulla gente dire che non verranno pagati i senatori, e quindi la gente pensa che abbiamo risolto i problemi dell'Italia non pagando i senatori, ma non è così, non è così. Perché tra l'altro immagino che voi sappiate che lo stipendio dei senatori, e non siamo noi senatori, rappresenta credo neanche il 5% dei costi di funzionamento del Senato. Per cui se anche tu non paghi più gli stipendi dei senatori, il 95% dei costi del Senato che resta in piedi lo lascia esattamente in tonso. Cioè, non so se è chiaro, cosa che ovviamente non è chiara a chi propone la riforma e a tutti i cittadini. Quindi è ovvio che andare contro l'abolizione del Senato significa andare contro le pulsioni dei cittadini, i desiderata della gente, perché ciò che gli viene propinato sono gli slogan. E gli slogan hanno sempre successo rispetto alla sostanza delle cose. Però noi rappresentiamo i territori. Voi siete stati eletti, salvo quei pochi con listino, con i voti di preferenza dei cittadini abruzzesi. Voi rappresentate chi nel centro-sinistra, chi nel centro-destra, rappresentate il popolo abruzzese. E non dobbiamo dimenticarcelo. Non è che siamo stati nominati da qualcuno come nel Parlamento nazionale. Non siamo dei nominati come i deputati e i senatori che oggi seggono nella Camera dei Deputati e nel Senato della Repubblica. Non siamo stati scelti dalle segreterie di partito. Noi siamo stati eletti dai cittadini e quindi siamo gli unici che possono affermare di rappresentare i cittadini. E lo stesso Renzi, mi dispiace doverlo dire, è stato scelto solo dai cittadini di Firenze e basta, non è stato eletto dai cittadini italiani. Non è stato nominato o eletto dai cittadini italiani a Presidente del Consiglio dei Ministri dell'Italia. Viene fuori da una manovra di palazzo, dentro la segreteria, dentro il suo partito, e oggi fa il Presidente del Consiglio da Sindaco di Firenze, che è una delle città neanche la più popolosa di questa nazione. Mi spiace, ma le cose stanno esattamente così. E allora io vi dico, stiamo attenti, non è una battaglia che faccio contro Renzi. Io è una battaglia che faccio contro la demagogia e il populismo che tende ad abbattere il regionalismo, sul quale noi evidentemente dobbiamo credere, e non sto qui a fare un comizio, ma uno che come me ha rappresentato l'Abruzzo in seno al Consiglio, alla Conferenza dei Presidenti di Consiglio regionale, e che ha sempre creduto nelle cose che fa, non può tacere in un momento come questo, non può tacere. Oggi questo è il clima, questo è il livello, questo è quanto. È chiaro che non sono contrario all'abolizione del bicameralismo. Il bicameralismo mai superato dai tempi, quando fu scelto in un momento storico, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, alla fine di una dittatura in questo paese, quindi bisognava dare garanzie, prerogative e guarentigie al popolo italiano affinché non si potesse tornare indietro. Oggi sono passati 60 anni da allora, siamo adulti e vaccinati, le generazioni sono cambiate, i costituenti di allora non sono neanche più vivi. Oggi certamente bisogna superare la fase del bicameralismo, ma non la si può superare, e concludo, abbattendo un processo che nasce nel 1970, quando sono nate le regioni in Italia, con le quali si è stabilito che si dovesse
percorrere secondo Costituzione, un processo che portasse il momento decisionale verso i territori e quindi verso i cittadini. Questo è quello che noi siamo stati eletti a fare e a rappresentare i nostri concittadini, i nostri corregionali, facendolo anche con orgoglio e con dignità. È chiaro che la riforma del titolo V, così come fu congegnata e approvata nell'anno 2000, non funziona bene. Quindi siamo assolutamente, come c'è scritto in questo documento, siamo assolutamente convinti che il titolo V vada ulteriormente riformato, perché così com'è non funziona, non va bene, sono troppi conflitti fra Stato nazionale, fra Parlamento, fra governo nazionale e governi e consigli regionali, che c'è un problema di competenze, di funzionamento del sistema che non va, e quindi è evidente che degli accorgimenti, delle modifiche vanno operate. Però io credo che anche l'Assemblea legislativa di questa regione, che in questi 5 anni ha fatto un sacco di belle figure, sappiatelo, e per chi si ricandida ditelo in campagna elettorale, da una parte e dall'altra. Da una parte, vi parlo da Presidente del Consiglio regionale, sia chiaro, non della mia appartenenza di partito, da Presidente del Consiglio regionale, per quello che ho fatto in questi 5 anni e che credo che tutti quanti mi possiate testimoniare. Noi dobbiamo difendere la istituzione regionale e la istituzione del Consiglio regionale d'Abruzzo. Io ho concluso, chi intende prendere la parola che gliela do. Prego Saia e poi dopo la parola a Menna. Presidente, vorrei capire. Perché io ritengo una cosa, oggi condivido in pieno quello che lei ci ha detto, e quindi proprio per l'importanza delle parole che ci ha detto, mi dispiace che non ci sia il Presidente della Giunta, io ritengo che qui quello che le regioni andranno a dire al governo dovrà essere un qualcosa di facilmente comprensibile e di facilmente traducibile poi in atti concreti, cioè nel senso, quando dico atti concreti significa che deve incidere a cercare di cambiare quello, questa, io do la parola che ritengo io, nefandezza che la riforma che viene proposta e che è in discussione si sta commettendo. Quindi se deve incidere e deve cambiare, io credo che questa proposta che arriva dalla Regione deve comunque avere un che di facile lettura e di facile appunto traducibilità anche nel senso di riuscire a incidere e a modificare. Quindi sotto questo aspetto io le chiedo, perché lei ha parlato anche di possibilità emendativa, voglio capire se noi dobbiamo proporre degli emendamenti o se sia più utile invece fare una discussione. Io ho molte osservazioni, ho delle osservazioni personali anche su questa proposta che ho letto fatta dalle regioni, perché ci sono ovviamente delle cose che condivido in pieno, qualche altra cosa che avrei ancora visto più spinta. Allora se sia più opportuno che comunque facciamo un pronunciamento unitario su questo documento e poi comunque chiarissimo, alleviamo chiarissimo. Il dibattito, allora, o se sai, invece allora, lei prevede, sì, perché se lei prevede un percorso emendativo, chiaramente la cosa è molto seria. Benissimo, allora le dico attenta. Quello che penso, allora le dico quello che penso dopo aver ragionato con i miei colleghi delle altre regioni, di centrodestra e di centrodestra, perché è giusto che sappiate che in sede di conferenza, come dire, le nostre appartenenze di partito e di schieramento svaniscono, ve lo posso dire con assoluta certezza, svaniscono. Siamo tutti tesi e protesi verso i comuni obiettivi della salvaguardia delle prerogative delle assemblee legislative regionali d'Italia. Allora, personalmente ritengo che per poter dare forza a un processo emendativo della riforma governativa proposta, bisogna non toccare questo documento, perché se noi lo tocchiamo confondiamo semplicemente le acque. È ovvio che tecnicamente noi siamo autonomi, indipendenti, possiamo fare quello che vogliamo, però se noi ci mettiamo a modificare un documento che dopodomani sarà discusso all'Assemblea plenaria di Palermo, dove io dovrei andare e forse non posso andare per altri motivi, perché a Palermo l'Assemblea plenaria definirà il documento
con il quale sarà nominata una delegazione trattante per provare ad emendare la riforma. È chiaro che noi dobbiamo dare la massima forza, la massima energia a chi dovrà poi parlare per nome, in nome e per conto nostro. Quindi personalmente ritengo che, anche se pure a me questo documento non piace in tutto e per tutto, perché non mi piace in tutto e per tutto, però il frutto di un compromesso che c'è stato innanzitutto all'interno della nostra conferenza, poi fra la nostra conferenza e quella dei presidenti di giunta, andarla ulteriormente a modificare, secondo me, indebolisce la nostra voce. Questo è il mio giudizio, e quindi noi possiamo tranquillamente dire quello che vogliamo oggi, salvo però, secondo me, approvarlo esattamente così com'è. Questo è il mio punto di vista. Prego, Menna, a lei la parola. Poi chi vuole prendere la parola si iscrive e io gliela do. Grazie Presidente. Ma voglio dire subito che condivido appieno la sua relazione. Condivido un po' meno questo documento e dirò perché. Mi scuseranno i colleghi, ma io sono... Qui ce ne sono altri colleghi, avvocati, giuristi. Sono sempre stato uno studioso della Costituzione repubblicana. E quando qualche anno fa, con un solo voto, il governo Prodi approvò la riforma del titolo quinto della Costituzione, io dissi subito che avevano fatto un papocchio e avremmo avuto dei grandi problemi per le regioni. E credo che il conflitto regioni-Stato e ricorsi alla Corte Costituzionale lo abbiano dimostrato in questi anni. Poi fu fatto un altro papocchio, che il federalismo, che volle la Lega e che, per la verità, io devo rivendicare per il mio partito, fu l'unico, l'UDC, a votare contro. E anche lì noi abbiamo capito che i costi per i cittadini e per le regioni non sarebbero diminuiti come si fece credere, ma sarebbero aumentati, e i fatti degli ultimi tempi lo hanno dimostrato. Quindi non tornerò su questo. Io però voglio dire una cosa con molta franchezza. Qui c'è un attacco al regionalismo. Certo, alcuni nostri colleghi, a cominciare da Fiorito nel Lazio e a tutte queste inchieste che ci sono state, è chiaro che le regioni sono sotto scacco in questo momento e sono considerate come i centri della spesa, come i centri del clientelismo, dello sperpero di denaro pubblico e di quant'altro. E invece io credo che non si debba fare tutta erba un fascio. Se ci sono stati dei delinquenti vanno perseguiti, ma l'istituzione regione è un'altra cosa, è una cosa molto seria. E allora voglio dire che si dovesse arrivare al superamento del bicameralismo perfetto, siamo tutti d'accordo, perché i tempi per approvare un decreto legge o una legge di iniziativa legislativa hanno dei tempi lunghissimi, con i passaggi che noi sappiamo tra Camera e Senato. Ma che si dovesse arrivare anche alla revisione del titolo quinto della Costituzione per dare certezza sulle materie di competenza dello Stato e in materie di competenza delle regioni, togliendo quelle materie concorrenti, ma precisando chiaramente qual è lo spaccato tra la competenza dello Stato, e quindi in questo caso della Camera, e la competenza delle regioni in materia legislativa. Questo è un dato di fatto che credo che nessuno possa discutere. Allora, che cosa voglio dire? Qui
io ho l'impressione che negli ultimi tempi, e questa è la colpa un po' di tutti, perché c'è un accordo Renzi-Berlusconi e c'è un governo che approva delle leggi in cui anche il mio partito fa parte in questo governo, ma io dissento da questo, lo voglio dire con molta franchezza. Non è più possibile assistere a quello che noi assistiamo, cioè ogni giorno ho l'impressione che in Italia noi perdiamo dei pezzi di democrazia e di libertà, perché qui non si vota più per le province, non si vota più per il Senato, non si vota più con le preferenze alla Camera. Io ho l'impressione che stiamo andando lentamente verso una dittatura sottaciuta, cioè due persone che si mettono d'accordo e che decidono le sorti di una nazione. Questo non è più possibile, non è la democrazia a cui parlamentare. Un minuto per concludere. Allora chi come me crede nella libertà e nella democrazia e crede in quella sussidiarietà orizzontale e verticale che sia, come hai ricordato caro Presidente Pagano, io credo che noi dobbiamo approvare questo documento, ma qui ci sono delle cose che io non condivido e che voglio dire brevemente perché è finito il tempo a mia disposizione. Qui la rappresentanza dovrebbe essere di 2/3 delle regioni e di 1/3 dei sindaci. Non è possibile che i sindaci decidano sulla legislazione regionale quando basterebbero 2 leggine, la riforma delle autonomie locali, la 267 del 2000, e i sindaci non dovrebbero avere più. Io ho fatto il sindaco 15 anni, quindi non è un attacco agli amministratori. È altra cosa. E allora questo è il messaggio forte che deve arrivare, e anche questa cosa che le piccole regioni devono avere una rappresentanza. Certo, se dobbiamo aumentare il numero dei rappresentanti delle regioni, i presidenti e 2 rappresentanti all'Abruzzo, il presidente e 5 rappresentanti alle regioni Lombardia, Sicilia, quelle più grandi, portiamo quelle a 5 rappresentanti per aumentare il numero. E poi vorrei dire un'altra cosa: non condivido che esistano ancora le ragioni a statuto speciale. Questa è una cosa di cui non parla nessuno, ma io credo che invece le assemblee, le regioni a statuto ordinario, noi non ci possiamo permettere più le regioni a statuto speciale. Allora, se dobbiamo ridurre tutti i costi della politica, i costi e la spesa non produttiva delle regioni, lo dobbiamo fare tutti. Cominciamo a tagliare là dove veramente ci sono delle cose. Grazie Menna, anche e soprattutto per, come dire, la passione con la quale si è espresso. Poi sulle regioni a statuto speciale, insomma, è un bel capitolo, ma l'abbiamo affrontato in questi anni, non è di facile soluzione. Prego Milano, a lei la parola. 5 minuti, poi salvo eventualmente una. Grazie parola. Presidente, ci sarò sicuramente nel tempo. La ringrazio per la sua introduzione, che era nello stesso tempo di valenza politica, storica, e anche per l'immagine realistica che ha dato a questo Consiglio regionale. Raramente si è vista in Italia tanta concordia sul giudizio, sull'incipit di questo nuovo governo, ed era fin troppo facile immaginarselo proprio sull'esempio e sulla scia del procedimento di conquista del potere istituzionale dopo la scalata alla segreteria nazionale del suo gruppo politico e l'eliminazione, direi raggelante, dell'assolutamente non indegno Presidente Letta. Renzi si è insediato a Palazzo Chigi e tutti gli italiani sanno che se fallisce la responsabilità è la sua. Lo ha detto ai suoi ascoltatori di Palazzo Madama, rimasti annichiliti dall'annuncio di essere gli ultimi
senatori a dar vita a un nuovo governo. La Camera Alta diventa altro, ospiterà rappresentanti di altre istituzioni, non votati, non retribuiti, non chiamati a legiferare. Questo è il quadro che ci ha presentato. E non eletti. Infatti. Tutti gli abbiamo fatto più o meno gli auguri per il compito immane che si è assunto. E l'augurio fatto da tutti a un'Italia troppo imbrigliata e rimasta in uno stagnante ordinamento che contraddice l'assetto e l'efficacia della democrazia. È l'Italia inquieta di Napolitano che ha chiesto alla politica di fare quello che non riesce più a fare da anni, cioè le riforme necessarie e urgenti per rimettere il Paese in cammino verso un futuro meno oscuro di quello che sembra attenderlo. Ha detto il Presidente della Repubblica che si dimetterà appena la situazione sarà mutata e la politica avrà avviato i suoi compiti indispensabili. Persino Marchion si è pronunciato con veemenza simpatizzante su Renzi, dicendo che bisogna dargli la possibilità di portare avanti il processo di riforme. Bene, e Renzi si è scatenato. Taglia le province, taglia il CNEL, taglia il Senato, via tutti. Alle regioni ha detto aspettate un poco perché vi faccio barba e capelli subito. E stiamo aspettando Godot, stiamo aspettando una legge elettorale di fronte alla quale a scelba avrebbero aperto un processo di beatificazione anziché di dannazione e di essere tacciato come usurpatore delle istituzioni dello Stato. Il metodo non è dei migliori. Il nostro Presidente del Consiglio dice faccio nomi e cognomi di chi vuole bloccare il cambiamento, non ho paura dei dissidenti, mantengo l'impegno anche con il Nazareno, che non è Gesù di Nazaret. O così o quella è la porta. E si sono eccitati anche i sondaggisti su questo. 3 italiani su 4 sono per l'abolizione del Senato. Tra l'altro vorrei chiedere a tanti di questi sondaggiati quanto conoscano delle antiche e delle nuove competenze date o lasciate al Senato. Forse tra loro si annida anche quel 45% che chiede una riforma e non sa spiegare, cioè sa nulla, sulla riforma che passa come Italicum, che viene data come madre di tutte le battaglie. Ecco, l'uso massiccio della propaganda è in atto sia da parte dei regimi autoritari, ma anche da parte di quelli democratici. Rileggevo ieri sera, su un passaggio che avevo fatto, un vecchio libretto di Lippmann che sosteneva 90 anni fa che la società occidentale era diventata troppo complessa per consentire all'uomo una conoscenza diretta del suo ambiente e i mezzi di comunicazione hanno imparato a guidare il pensiero dell'uomo, a creargli una serie di pseudoambienti, a indirizzare, talvolta anche manipolandola, la mente e l'azione degli individui e dei popoli. Oggi il fango delle scelleratezze politiche è stato riversato tutto ed esclusivamente sulle regioni, sui volti dell'unica politica di prossimità, per usare ancora dei termini che lei, Presidente, ha usato richiamandoci al Trattato di Lisbona. I nominati dal peggio della partitocrazia lobbizzata oggi vogliono togliere non soltanto il nome del Senato, ma vogliono togliere quella che nel tempo è stata la logica federale, la rilevanza della democrazia come essenza di autonomie, di rappresentanza politica del territorio. Sulla composizione del Senato, sul documento di lavoro, i numeri, le lettere A e B e soprattutto la lettera F è un'alterazione degli equilibri della politica e dei pesi e dei contrappesi. Sulle competenze del Senato sono particolarmente
la lettera A, la lettera B e la lettera D del documento di lavoro delle proposte di riforma costituzionale, ma è sulla riforma del titolo quinto della Costituzione, che è essenziale per il Paese, per il completamento di un percorso costituzionale non ancora attuato da 70 anni quasi, 60 anni e più. Certamente le lettere A, la lettera B e la lettera E sono essenziali perché la democrazia di questo Paese esista ancora. Io vorrei richiamarvi semplicemente queste lettere che vengono riportate dell'articolo 117 della Costituzione. Si parla dei livelli essenziali concernenti diritti e civili e sociali del territorio. Persino questo viene tolto alle regioni. Persino di essere attenta agli organi di governo di quelle funzioni fondamentali dei comuni, le province non ci saranno più, e delle città metropolitane. Che cosa resta alle regioni? Soltanto di portare avanti questo documento, che credo che oggi con forza e secondo quella regola procedurale che non sia bene toccare in alcuni punti, ma di portarlo avanti, e perché sia un documento che riformi il titolo quinto senza quella fretta che spesso fa più danno all'esistente di quanto voglia cambiare. Grazie. Grazie davvero per il tuo bellissimo intervento, caro Gino Milano. Adesso do la parola ad Emiliano Di Matteo, che l'ha chiesta, e poi a Saia. Poi Rabuffo, anzi, prima Rabuffo, vabbè, uguale, dai, prima Saia e poi Rabuffo. Devo cedere? Prego, prego. Sì, grazie Presidente, anch'io cerco. Poi Paolini, sì, vedete tutti. Di essere sintetico. Allora, parto dalle sue parole e dal documento che ci ha illustrato. Mi sembra giusta l'impostazione, cioè quella di non perché non ci siano delle sfumature che andrebbero in qualche modo colte o sottolineate, ma perché è evidente che se vogliamo porre in modo legittimo la questione circa l'importanza di mantenere l'impianto regionale in questo Paese, se poi ci cominciamo a distinguere troppo, è evidente che si perde forza nell'interlocuzione con il Governo. Detto ciò, Presidente, però, mi auguro che la sua posizione all'interno del contesto delle regioni e anche quindi nella interlocuzione con il Governo sia una posizione di equilibrio ma anche di fermezza nel rappresentare le ragioni dell'Abruzzo. Perché arriviamo a queste riforme? Perché il sistema Italia, il sistema istituzionale Italia fa acqua da tutte le parti, ma questo ce lo dicono i cittadini, lo sappiamo anche noi. Io sento parlare di riforme istituzionali da quando ero bambino, le riforme hanno attraversato tutto il mio impegno politico ormai da 15 anni e temo che andranno ben oltre il mio impegno politico. Spero prima o poi di vederle queste riforme. È evidente che questo Paese ha sovrapposto troppi livelli istituzionali, a partire dalla struttura dello Stato. Oggi si sta parlando della riforma del Senato, il bicameralismo perfetto che oggi tutti abbiurano, compreso il Capo dello Stato, in realtà probabilmente poteva essere sensato in una democrazia fragile come quella post bellica nella Seconda Guerra Mondiale. Non è più sensato, non è più sopportabile, non è più sostenibile dopo 70 anni di democrazia e in un mondo che corre e rispetto al quale ci dobbiamo evidentemente adeguare. Ed è buona l'idea di trasformare uno dei due rami del Parlamento, si è scelto il Senato, poteva essere tranquillamente anche l'altra, in una sorta di Camera delle Regioni. Perché però, Presidente, qui arrivo al primo punto del mio intervento, il primo punto qualificante, perché mi auguro che questo porti al definitivo superamento della conferenza Stato-Regioni. Cioè, il problema del nostro Paese è che quando riformiamo qualcosa dovremmo riformarlo per snellire e non per ulteriormente aggrovigliare sistemi che già c'erano e magari nemmeno hanno funzionato troppo bene. Per l'esperienza mia di 5 anni in Consiglio regionale, io mi sento di poter dire che la conferenza Stato-Regioni non funziona. Lo dico anche nel momento in cui le regioni hanno dovuto riformare se stesse e l'hanno fatto subendo una riforma imposta dallo Stato. Ecco perché dico che non funziona. Non ha funzionato sicuramente dal punto di vista delle regioni e ha malfunzionato probabilmente anche dal punto di vista dello Stato. Quindi una Camera parlamentare in cui le regioni e gli enti locali siano rappresentati probabilmente potrebbe fare da Camera di compensazione molto meglio della conferenza Stato-Regioni della tutela degli interessi degli enti territoriali, che sono una realtà di questo Paese. Sicuramente ne sono troppi, nessuno Stato europeo
ha una sovrapposizione ampia come quella dell'Italia, regioni, province, comuni, città metropolitane, comunità montane, unione dei comuni, chi più ne ha più ne metta. Quindi è evidente che bisognava snellirla, ma era evidente anche 40 anni fa, perché in questo paese era chiaro che c'erano le province, nel momento in cui erano nate le regioni bisognava togliere le province. Se per 40 anni sono rimaste entrambi, evidentemente la colpa è stata del legislatore che avrebbe dovuto fare riforme che mai ha attuato. Io le dico con altrettanta franchezza che da abruzzese non sono nemmeno spaventato se dovessimo arrivare a un discorso di macro regioni, in cui una regione piccola come la nostra dovesse evidentemente essere unita ad altre realtà a noi vicine, penso alle Marche, penso al Molise, alla stessa Umbria, perché la competitività passa anche attraverso questo. Nessuno di noi deve pensare di arroccarsi e di difendere posizioni di rendita o posizioni in qualche modo che possono salvaguardarlo, se vogliamo riformare, snellire e rendere efficace la riforma dello Stato. Però concludo il mio intervento dicendo una cosa, Presidente, e questa è l'ultima raccomandazione che le faccio e che le affido. Le riforme si fanno con la testa, non con la pancia, perché noi dobbiamo disegnare il futuro dell'Italia dei prossimi 50 anni, non dei prossimi 5 mesi. E quello che mi spaventa è che questo Paese, che per anni è andato con la velocità che il sistema Italia si può permettere, con forza verso il federalismo, dove sembrava quindi che il regionalismo, che in qualche modo era la proiezione naturale, fosse l'approdo ultimo delle riforme, oggi sembra vedere nelle regioni il male assoluto. Ecco, allora quando io parlo di testa e non di pancia nel fare le riforme, spero che il legislatore cominci a disegnare l'architrave dello Stato e non debba in qualche modo dare una giustificazione all'opinione pubblica per qualche anche grande e imbarazzante scandalo che ha attraversato la vita delle regioni negli ultimi anni. Anche perché, non perché il mal comune sia mezzo gaudio, Presidente, non penso che le cronache parlamentari siano state... Scusa se sforo di un minuto il mio intervento. Forse magari hanno beneficiato di guarentigie, come le chiamiamo noi giuristi, come l'immunità parlamentare, che evidentemente i parlamentari regionali non hanno, ma le riforme si fanno in un altro modo. Le regioni non si tolgono perché qualche consigliere regionale o tanti consiglieri regionali o gran parte dei consiglieri regionali hanno sbagliato nello svolgere il loro mandato. Le regioni si tolgono se non hanno più senso. E allora questo deve essere lo spirito con cui anche lei, che ci rappresenta, deve affidare il messaggio del Consiglio regionale abruzzese all'Assemblea legislativa delle regioni e poi al confronto con lo Stato. Non ci sottraiamo alla necessità di snellire e rendere più efficiente lo Stato, ma ci auguriamo che chi ci governa, l'hanno detto i colleghi capigruppo prima di me, io lo sottoscrivo, sia, come dire, un po' meno attento al culto della sua immagine e un pochino più attento agli interessi del Paese che... Io chiamo la coerenza, e che ho memoria delle mie dichiarazioni ma anche di quelle altrui, ho paura di chi afferma che non sarebbe mai andato a Palazzo Chigi senza passare per il voto e oggi fa il Presidente del Consiglio, e a meno che io non mi sia distratto non penso che ci siano state nel frattempo elezioni politiche. Spero che quell'atto di incoerenza rimanga un infortunio del Presidente Renzi, l'eccezione di una regola, che lui mantenga invece gli impegni presi, tra i quali quello di abbandonare rapidamente la politica se non riuscirà a raggiungere le riforme. Siccome mi sembra che il mattino non sia dei più splendenti per lui, io mi auguro che altrettanto rapidamente Renzi mantenga il proposito di abbandonare la politica. Grazie. Grazie, prego. Saia, lei la parola. Grazie Presidente, la ringrazio, condivido, confermo la condivisione della introduzione che lei ci ha fatto e ritengo che noi oggi come consiglieri regionali non stiamo soltanto qui ad esaminare e a difendere il ruolo delle regioni, cosa pure nobile che pur dobbiamo fare nell'assetto generale dello Stato e in quello che è appunto l'assetto che si figura per il domani, ma dobbiamo assumere su di noi il ruolo anche della difesa dei valori costituzionali, dei valori dell'unità nazionale e di mantenere un Paese unito nei quali gli enti locali, le regioni in primo luogo, abbiano quel ruolo che già i padri costituenti definirono nel 1948.
E io credo che se i padri costituenti previdero allora due camere ben differenziate, con un bicameralismo perfetto e con una camera in cui c'era non a caso una differenziazione di età, perché guardate, oggi troppo spesso la senectus, la vecchiaia, viene considerata come un difetto. Certo, la senectus è un difetto se non si apre all'innovazione, all'aria nuova che viene dai giovani. Ma la senectus non può essere abbandonata e completamente sepolta se essa è anche foriera e portatrice di esperienza e soprattutto di storia. Di storia, perché come diceva Gramsci, è leggendo la storia che si capisce anche il presente ed il futuro. E allora, se i padri costituenti previdero quello in un momento in cui l'Italia usciva da una fase drammatica, questo non era casuale. Oggi è chiaro, i tempi sono cambiati, concordo, come diceva il Presidente, è ora anche di cambiare qualcosa. Ma andiamoci piano, perché siamo in un momento in cui purtroppo l'opinione pubblica, per una serie di responsabilità, certamente una gran parte è sulle spalle dei politici di questi ultimi, di noi politici di questi ultimi anni, non mi tiro fuori da questo, ma da una responsabilità collettiva, anche di una amplificazione di quello che succede molte volte, anche di una semplificazione delle cose che si dicono. Citava il Presidente come il fatto che i costi della politica e quindi della democrazia sarebbero la causa dello sfascio dello Stato. Certo, non è così. La politica oggi deve prendere atto della difficoltà nazionale e deve rivedere i suoi costi, ma certo non è la politica la causa, non è la presenza di un Senato, di una istituzione la causa dell'arretramento economico e sociale di questo Paese. Quindi ben venga la moralizzazione, ben venga la riduzione dei costi, ma attenzione, con il clima che c'è oggi, se noi facessimo un referendum, ne sono convinto, per proporre ai cittadini italiani di chiudere Camera e Senato, probabilmente questo referendum vincerebbe, ma questo significherebbe la sepoltura della democrazia, e allora di questo dobbiamo tener conto. E dobbiamo tener conto di altri due fattori. Primo, dell'importanza e del rilievo che devono avere gli enti locali, espressioni della comunità locale, nello sviluppo della politica nazionale e delle scelte che vengono fatte. Ma la seconda cosa di cui dobbiamo tener conto è gelosamente dobbiamo custodire il fatto che dobbiamo difendere la democrazia diretta del popolo, che deve avere il diritto di eleggere i membri all'interno delle istituzioni, non solo locali, ma anche deve conservare il diritto di eleggere soprattutto i propri rappresentanti all'interno delle istituzioni nazionali e del Parlamento, come d'altra parte ha detto la Corte Costituzionale, ritenendo incostituzionale la legge che oggi consente a 1000 parlamentari nominati di stare lì addirittura a essi stessi ad assurgersi, ad assumere il diritto di modificare completamente gli assetti costituzionali di questo Paese. Condivido che un Presidente del Governo, un capo del Governo, non eletto da nessuno, nominato soltanto da le primarie di un partito che oggi esprime il 20%, il 25% nella nazione, 2 milioni di persone, nominato non si sa come, ponga questo ricatto personale: o accettate le cose così come sono o me ne vado. Quando questo lo fa un sindaco, un presidente di regione, un presidente di provincia, a questo fatto viene dato un nome chiaro, ricatto. E questo è un ricatto che noi istituzioni non possiamo subire. Sotto questi aspetti io condivido nell'essenziale, Presidente, un minuto, le chiedo scusa, condivido l'essenza di questo documento e condivido che lo si debba votare all'unanimità perché sia facilmente leggibile, interpretabile e possibilmente traducibile rapidamente in una revisione di quello che stanno cercando di fare. Voglio soltanto fare qualche osservazione. Condivido che ci sia, qui si disegna un nuovo bicameralismo.
perché non è un monocameralismo. È giusto che alcune cose come riforme di costituzionale, legge elettorale, eccetera, rimangono nelle mani di tutti e due i parlamenti, rimangono nella possibilità legislativa di ambedue i rami del Parlamento, perché così deve essere. Però io vedo che su una cosa è stata presentata un doppio binario, una doppia possibilità, e su questo voglio dirlo e non dirò altro, e cioè condivido assolutamente il fatto che vengano tolti i 21 nominati, che andrebbero a essere forse il 15-20% della composizione del nuovo Senato. Cioè torneremmo addirittura ai tempi in cui in Sicilia i deputati venivano eletti per censo, il re nominava i suoi deputati tra i nobili e via dicendo. Siamo proprio alla follia. Ma detto questo, Presidente, io le chiedo solo, se fosse possibile, tra i due percorsi che le regioni hanno indicato per l'elezione del Senato, in cui uno che è affidato alla nomina da parte del Consiglio, l'altro invece è affidato all'elezione diretta dei cittadini, io direi che sarebbe preferibile questa seconda strada, cioè al punto C, articolo 58, io vedo che il documento porta due possibilità: o che i senatori siano eletti dai consigli regionali, a parte quelli che sono di diritto, ma che comunque quella parte che deve rappresentare le regioni venga eletta a suffragio universale dai cittadini, insomma con elezioni. Bene, la ringrazio. Questa strada. Ringrazio anche lei, Saia, per la passione che ci ha messo in questo intervento. Do la parola a Tenaglia, al consigliere Tenaglia, e poi a Rabuffo. Prego. Buongiorno Presidente, io mi associo a quanti hanno apprezzato il suo pride rispetto al problema della persistenza delle regioni. Io tuttavia ho la sensazione che piuttosto che partecipare ad un confronto, a un'elaborazione, siamo qua a recitare un De Profundis delle regioni, che dopo il Senato toccherà alle regioni essere abolite o riviste, perché quando andiamo a vedere all'articolo 117, che è stato nominato da tutti, che ci sono 21 capi in cui lo Stato si deve fare carico, io vorrei raccomandare a lei, che si è occupato della partecipazione dei presidenti di consiglio nelle regioni, di far togliere almeno l'ironia di questa legge, che dice, dopo tutti i capi in cui ridisegna positivamente la composizione della nostra nazione attraverso uno Stato regolatore di questi settori, alla fine ironizza sulle regioni dicendo spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento a ogni materia o funzione non espressamente riservata. Io chiedo una commissione di Boy Scout che vada a vedere quali sono queste funzioni di cui noi potremmo un domani occuparci. Non ce n'è una, io non riesco a individuarne che una o due. L'altra questione su cui io seguo la linea designata, nel senso di approvare ma di fare proprie alcune considerazioni, è di eleggere che il Senato venga pesato attraverso la regione, attraverso la popolazione residente. Questo non succede, noi citiamo sempre le altre nazioni, la patria della democrazia, gli Stati Uniti, il senatore del Maine conta come il senatore del Texas o del Massachusetts. Quindi se dobbiamo fare una regione che abbia delle rappresentatività positive, il peso deve essere su ogni regione un senatore. Infine, l'ultima cosa su cui sottoscrivo quello che avete detto gli altri, ma sul Presidente della Repubblica che debba nominare 21, ma questo io la prendo come il legislatore ha avuto una fase di grande ironia, perché dice che 21 cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario, vengono nominati e messi in un settore delle autonomie. Cioè non hanno illustrato la patria per quel settore importante
dove hanno aderito, ma ne mette nell'autonomia, cioè hanno illustrato la patria dove? Uno che si è occupato del porto di Genova piuttosto che dei tratturi d'Abruzzo, o aver esaltato le qualità internazionali, morali, insomma universali della persona e dell'essere italiano. Questo è un fatto veramente, che io trovo molto divertente. Ed infine l'ultima parte è quindi dire di far parte, di prendere queste tre osservazioni che sono comuni a tutti quelli che hanno che sono intervenuti, per portarle nelle sedi più opportune. E ritengo, Presidente, se mi sente un attimo, che a Palermo, Presidente, dicevo che oltre ad aver notato il suo pride regionalistico, io la inviterei ad andare a Palermo, perché deve portare delle questioni che attengono, dopo che votiamo il tutto, ma delle questioni, come lei ha accennato, che noi abbiamo esaltato un po' tutti quanti qua, di modifica sostanziale di questo testo. La ringrazio. Grazie. Dottor Tenaglia, chiedo scusa se mi ero distratto un attimo, prego Caramani, Paolini, chiedo scusa, Paolini, e poi Rabuffo, è vero. Tanto o l'uno o l'altro, insomma, cambia di posto. Rabuffo, prego. Grazie Presidente, le dico da subito che intendo condividere quanto lei ha detto in apertura dei lavori sul documento che ci è stato sottoposto, proprio nella parte in cui dice che è necessario rivedere in qualche maniera quello che si sta facendo e che è necessario approfondire anche con commissioni bicamerali, insomma correggere in qualche maniera, perché parlare di riforme tout court appare un'operazione veramente semplicistica e che non porta da nessuna parte. Vero è che siamo da un ventennio circa a parlare di riforme, a parlare anche del superamento del bicameralismo perfetto, che è poco adatto ai tempi, anche per la velocità che oggi si impone nell'approvazione delle leggi e che spesso rallenta. Ne hanno parlato tutti e quindi è apprezzabile che adesso si inizi a fare qualcosa e si apra la discussione. Io da questo punto di vista non sono tra i disfattisti, anzi apprezzo molto che finalmente si entra nel vivo, nel merito, e si parla di riforme. Tuttavia è opportuno e necessario anche vedere poi cosa andiamo a fare, perché le riforme riguardano gli anni futuri e non è che vanno fatte soltanto per un periodo. Di riforme in Italia ne abbiamo avute, ricordo benissimo quella che ha portato all'elezione diretta dei sindaci, all'elezione diretta dei presidenti delle province, ricordo ancora il discorso che faceva Giorgio Almirante: tu cittadino non sei cittadino ma suddito, perché viene deciso nelle stanze della politica chi sarà il sindaco e viene poi sfiduciato e così via. Fu una grande battaglia quella allora, che si è rivelata anche concreta. Forse questo potrebbe essere un modello da cui ripartire, perché ha dato tra l'altro buoni risultati, ha dato stabilità, ha dato anche la dimostrazione che la capacità di aggregazione è qualcosa che va oltre. Ora, sostituire l'altra Camera, che è giusto togliere perché basta una Camera per legiferare, si è più veloci, ma con una cosa che non si sa che è, io in questo dico che la proposta è confusa. Non sappiamo neanche quali siano le funzioni, a cosa serve anche una rappresentatività delle regioni. Oltre al discorso e alle forme che già esistono, come si diceva anche poc'anzi. Certo, le regioni sono importanti, e sono importanti, e ce lo dice proprio l'architettura organizzativa d'Europa. Tutti i fondi europei, tutta l'organizzazione parte proprio dalle regioni. Questo non toglie che si possa parlare di macro regioni, che si possa parlare di unire, ma stiamo facendo riforme in maniera frettolosa e andrebbe rivisto tutta quanta la materia, e non soltanto per aspetti sintetici. Allora, da un lato andiamo a togliere le province, che poi non vengono tolte ma alla fine esistono ancora, e quindi anche quello è un bluff. Vero è che la gente vuol sentire che si facciano le riforme, ma chi ha la responsabilità pubblica poi deve dare anche corpo a questa proposta che viene fatta, non soltanto riempirci la bocca di una riforma che poi di fatto è priva di contenuti. Quindi l'importanza delle regioni in Europa c'è,
e questo certamente va mantenuto. Si può rivedere, ma sulle regioni certamente si può fare un'economia. Io avrei tenuto più le province, avrei accorpato le regioni e vedere poi quanto questo andava a produrre di risultati anche in termini economici. Qua però qualcosa in più l'abbiamo, perché proprio l'efficienza della macchina istituzionale, anche la rappresentanza di questo nuovo Senato delle autonomie e le funzioni che questo Senato delle autonomie deve avere. Viene meno anche in qualche maniera la democrazia, perché faccio un semplice esempio: se le regioni sono presenti all'interno del Senato delle autonomie, sono presenti attraverso la figura del presidente della giunta regionale, del presidente della regione, del governatore e per esempio di due rappresentanti, ma questi due rappresentanti scelti nell'aula, scelti nell'assemblea, probabilmente uno sarà il presidente del consiglio che in qualche maniera rappresenterà tutti, l'altro sarà uno dei partiti maggiori, dei partiti più grossi. Va a scomparire quindi, trasferendo il sistema di rappresentanza dai cittadini che eleggono le regioni, dalle assemblee regionali che eleggono il Senato delle autonomie, si perde la rappresentatività anche dei partiti e degli schieramenti più piccoli, che sono un arricchimento della democrazia, rappresentano un potenziale di tribuna che non va negato, perché va a riportare all'interno delle rappresentatività istituzionali anche le esigenze dei cittadini. Allora, da un lato, rispetto alle leggi proporzionali tanto vituperate che avevamo, si vanno a proporre Presidente, si vanno a proporre degli sbarramenti eccessivi che vanno a mortificare anche l'attaccamento alle istituzioni dei cittadini, e in questa maniera di delega i consigli regionali eleggeranno gioco forza i rappresentanti dei partiti maggiori, anche perché in mancanza di un accordo chi avrà più rappresentanti sarà quello che potrà delegare, quindi una diminuzione certa della democrazia. Allora concludo dicendo che le riforme vanno bene, ma non possono essere monche come quella riforma delle province che abbiamo, e forse andrebbe fatto un Parlamento costituente, come fecero i padri costituenti all'indomani del secondo conflitto mondiale, per rivedere in maniera organica tutta l'architettura istituzionale. E taccio, perché per brevità di tempo, sui problemi del titolo quinto e sulla materia concorrente non si sa più di che si occupano le regioni, al punto che la regione meno fa, meno viene utilizzata. Bene, adesso Paolini. Grazie Presidente. Anch'io condivido la relazione che lei inizialmente ha svolto, anche se il documento in sé appare lacunoso. E quindi necessita sicuramente di rivisitazioni e di modifiche che io mi auguro la conferenza vorrà fare, perché in primis ritengo che questo percorso di riforme che adesso sta portando avanti questo governo, che tutti quanti voi avete sottolineato non essere assolutamente rappresentativo, così come non lo erano i precedenti governi, perché noi dobbiamo comunque ricordare che da ben 3 anni, a partire dal novembre 2011, quando probabilmente lì sì, in quel caso, andando ad elezioni, avremmo avuto sicuramente un governo rappresentativo del popolo italiano, e quindi non dobbiamo vedere soltanto l'attuale governo, oggi c'è Renzi, ma dimentichiamo che 3 anni fa c'era Monti e che qualche tempo fa c'era Letta, nessuno di loro rappresentativo di nessuno di loro eletto a seguito di elezioni appunto democratiche. E allora questa riforma mi appare anch'essa una riforma assolutamente a metà. Per quanto attiene le discussioni in ordine al bicameralismo, ritengo, così come già anticipato da alcuni colleghi e soprattutto dal collega Saia, che vi debba essere una componente assolutamente elettiva, Presidente, perché noi oggi assistiamo
abbiamo degli organismi che sono espressione del popolo e parliamo dei comuni, così come ha ricordato il collega Dabuffo, e la regione probabilmente, anzi, assieme al comune, unico organismo che rispetta la rappresentanza istituzionale, perché già le province non lo saranno più, perché con questo, così come la legge elettorale, l'Italicum, sicuramente non rappresenterà un passo in avanti nella direzione della piena rappresentanza istituzionale. E questa deriva delle nomine che debbono essere fatte da altri organismi in parte eletti dal popolo è una deriva che non rispetta decisamente la volontà popolare, perché così come domani chiederemo alle regioni di eleggere i propri rappresentanti all'interno del Senato, noi abbiamo già chiesto ai comuni di nominare i rappresentanti nel Comitato delle Autonomie Locali, che era una norma comunque presente nel nostro statuto e alla quale norma noi abbiamo reso attuazione. Però chiediamoci, Presidente, quali sono stati i risultati del Comitato delle Autonomie Locali? Hanno dato un contributo oppure no all'approvazione delle leggi regionali? Sarebbe interessante, Presidente, vedere lo stato dell'arte dei compiti del CAL per vedere se quell'organismo ha dato supporto effettivo al procedimento di approvazione delle leggi regionali. E quindi noi poi, e così succederà per le province, e cioè noi chiederemo ai sindaci e ai consiglieri comunali di votare i rappresentanti a livello provinciale. C'è qualcosa che stona, c'è decisamente qualcosa che assolutamente non va. Quindi laddove oggi le tanto vituperate regioni hanno funzioni e competenze specifiche che chiaramente vanno assolutamente regolamentate, regioni che hanno i rapporti con la comunità europea nella fase ascendente e discendente dell'approvazione delle leggi. E allora in quella direzione dobbiamo andare, quindi ci vogliono dei seri correttivi a questa proposta di riforma del bicameralismo, perché riteniamo che comunque sia non si può parlare di bicameralismo perché alcuni procedimenti legislativi, come riportato nel documento, debbono rimanere bicamerali e altri no. Riguardo il titolo quinto, e sarò velocissimo, Presidente, il titolo quinto ha rappresentato un avanzamento importante nella definizione dei ruoli e delle competenze dello Stato e delle Regioni, dando una prima compiuta definizione dell'articolazione della Repubblica in Stato, Regioni e autonomie locali. Il limite principale di quella modifica costituzionale si ravvisa nella non precisa definizione dei confini, e abbiamo visto quali sono gli interventi correttivi della Corte Costituzionale. Vorrei andare in controtendenza, Presidente, perché la regionalizzazione di alcune competenze relative ad aree di intervento sulle quali si è manifestata l'esigenza di interventi. Bene, va bene. Nazionale e statale, 30 secondi, Presidente. Dai, su, concludi. Nazionale e statale, come l'energia, le reti materiali e immateriali, la confusione tra istruzione e formazione, il sostegno del reddito nelle aree e nelle situazioni di crisi. In questi settori probabilmente l'intervento dello Stato deve essere maggiormente benissimo. Pressante. Ti ringrazio, Paolini, anche a te davvero grazie per la passione. Caramanico, poi D'Amico e conclude Mincone. Grazie, Presidente. E poi votiamo. Questa mattina le agenzie di stampa hanno aperto tutti i telegiornali con una notizia sempre più drammatica sulla disoccupazione. Siamo ormai a 13 milioni di disoccupati. Io penso che il governo farebbe bene
a dare priorità a questo tema senza naturalmente tralasciare quelli che sono gli altri obiettivi. E il fatto comunque che questa discussione oggi si inserisca in una situazione di crisi drammatica, ed una crisi che lo sappiamo tutti quanti, dipende dal debito pubblico. E quindi per ridurre i nostri 2.000 oltre miliardi di debito pubblico dobbiamo aumentare le entrate, ma sicuramente anche ridurre le spese. In questa riduzione delle spese i costi della politica sicuramente la fanno da padrone. Guardate, io in questi ultimi tempi, quando si è parlato dei vari governi, del governo tecnico, del governo delle larghe intese, di questo governo che non so definire a dire la verità, mi sono sempre posto come obiettivo, cioè come speranza, che se ci fosse stato un governo che avesse fatto a breve tempo tre cose: l'istituzione di una patrimoniale per andare a colpire quel 10% della popolazione che oggi detiene il 70% della ricchezza, non diciamo i nostri comuni cittadini comuni. Una legge elettorale, ma non una legge elettorale qualsiasi da concordare con Berlusconi, basta che si faccia una legge elettorale, ma una legge elettorale che potesse in qualche maniera assicurare la democrazia, la trasparenza, e quindi che potesse dare la possibilità ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti e non di nominarli. E l'ultimo, ripeto, i tagli della costa della politica. Oggi partiamo da questo ultimo, discutiamo di questo argomento perché spinta è quella che colpisce di più, è quella che oggi riempie più i giornali, è quella che comunque la gente si aspetta, perché la gente comunque vede rispetto alla politica oggi non ha più, e sicuramente non sta a me dirlo, quella fiducia che dovrebbe avere. E nessuno per esempio parla che in Italia oggi abbiamo ancora un'evasione fiscale di 184 miliardi, perché a quanto pare gli evasori rappresentano quasi 10 milioni di elettori. Allora, se questo è, oggi purtroppo noi ci troviamo in una situazione dove effettivamente si rischia di mettere in discussione la democrazia di questo paese. Io non ho nessun problema a discutere di bicameralismo, di monocameralismo. Non è questo il tema. Quello che mi preoccupa in questa fase è che nel momento in cui andiamo a tagliare il Senato, noi invece abbiamo una Camera che è fatta di nominati e con una legge elettorale che dà la possibilità a una piccola percentuale, a chi ha preso una piccola percentuale, di avere un premio maggioranza e quindi di non rappresentare tutte le sensibilità del Paese. E voglio far riferimento a qualche altra cosa che mi dà il senso di questa riforma: i tagli dell'indennità. Tutti quanti siamo d'accordo ai tagli dell'indennità dei consiglieri regionali, personalmente ho presentato un disegno di legge, ma quello che mi stupisce è che, visto che comunque le nostre indennità sono legate a quelle dei parlamentari, se non sbaglio il 65% e il 60%, sarebbe stato forse più giusto e opportuno, più semplice, ridurre quelle dei parlamentari e automaticamente portarsi dietro quelle dei consiglieri regionale, anziché sganciarci dai parlamentari e agganciarci ai sindaci. Io su questo non ho problema, ma sarebbe stato più corretto, avrebbero dato un segno più forte e sicuramente più efficiente. E per quanto riguarda la conflittualità, si parla di conflittualità sulle materie concorrenti, guardate, io faccio due esempi: innanzitutto quello sul federalismo demaniale, dove lo Stato è stato inadempiente per anni e anni, dal 1999, che non sono riusciti per esempio nel sistema idrico a fare delle norme per permettere alle regioni di fare le gare e quindi di assicurare la trasparenza e di assicurare l'applicazione delle norme europee, che ha creato gravi danni alla regione Abruzzo e alle regioni in particolare. E l'altra cosa che mi preoccupa, permettetemi, facendo riferimento alla nostra regione, è questa nostra discussione su Regione Verde d'Europa, che è una politica che in Abruzzo noi abbiamo portato avanti per 40 anni, e la trasformazione di questa regione invece in un distretto minerario, che è quello che il governo ha già deliberato ormai da qualche anno, e quindi a me preoccupa molto questa situazione. E concludo dicendo che sono d'accordo, una volta tanto, con il collega Antonio Menna, perché guardate, qui cominciamo a parliamo della chiusura della chiusura delle province, parliamo della chiusura delle Senate, stiamo già a 2-0 per intenderci, no? Io penso che arriveremo alla chiusura della politica, e allora sarà qualcun altro, come forse nel passato abbiamo già letto di queste vicende, che governerà poi le sorti del Paese. Grazie, prego D'Amico.
Grazie Presidente, lei ha voluto tenere questo consiglio, un consiglio importante, direi fondamentale, per il futuro di questa regione che va al voto tra pochi giorni e che quindi nella discussione di oggi avrebbe dovuto in qualche modo condensare il lavoro di questi anni e mostrare una prospettiva. Non mi pare che ci sia, soprattutto nel governo regionale attuale, una sensibilità adeguata alla sua, cioè tale da dare funzione di riferimento al dibattito che noi oggi conduciamo con l'approvazione di questo documento. E questo, come dire, è un motivo di dispiacere per me, per il mio gruppo, perché la discussione, come voi stessi nei vostri interventi a partire dal Presidente avete mostrato, non è una discussione scontata e più che risvolti di natura strettamente politica di giornata chiede una capacità di linguaggio istituzionale di lungo periodo. Questo non probabilmente, pur apprezzando molto la disponibilità dei consiglieri presenti e partecipanti, vedo con grande passione al dibattito in maniera molto positiva, non è oggi esempio per l'intero organismo e devo dire, mi dispiace molto, in particolare del Presidente Chiodi e della Giunta regionale. Tant'è, noi discutiamo in un quadro che comunque sta modificando, in ragione del fatto che le istituzioni non rispondono alla società e ai cittadini, la disaffezione dei cittadini cresce verso le istituzioni, questa circuitazione obbliga ad una modifica degli assetti istituzionali che oggi, come dire, se ragionati pare essere ragionati in funzione conservativa. Quindi, siccome la spinta sociale è molto forte, ci obbliga in qualche modo ad entrare nel merito, a stare nel contesto di cambiamento. Mi pare assodato in generale fino al Presidente della Repubblica che noi abbiamo in discussione un modello di tipo monocamerale, un Parlamento monocamerale che a riscontro del Senato produce un'assemblea regionale ma contestualmente rivede il titolo quinto, e cioè rivede la funzione delle regioni. Nate in Italia molto tardi, il federalismo è un processo tardivo ma assolutamente corrispettivo del tardivo processo di unità nazionale. Quindi da un lato formiamo una Camera delle autonomie e delle regioni, dall'altro lato si attiva un processo sia verso regioni che verso autonomie locali di forte riaccentramento di competenze dello Stato. E questo è il punto, questa è la sostanza, perché questa sostanza di vestito istituzionale viene prodotta in ragione di una maggiore efficienza degli organi esecutivi e di una maggiore efficienza in ordine alla semplificazione, al risparmio, al contenimento generale del costo di sistema, ovvero all'efficienza del costo di sistema in ragione dello sviluppo. Siccome a monte c'è l'efficienza nella esecuzione dei principi di sistema e quindi un'efficienza generale, tutto viene dirimente. Allora, ciò che giustamente focalizzano i presidenti delle regioni e la conferenza dei presidenti dei consigli è un processo che in parte è condiviso, ma in parte deve essere profondamente rivisto, eppure dando appoggio al documento che è stato prodotto, io credo bisogna andare nel merito di questo principio, cioè stiamo producendo un nuovo modello istituzionale in ragione dell'efficienza di sistema e della capacità decisionale per raggiungere questa efficienza, ma di fatto stiamo riaccentrando allo Stato molte funzioni. Ora, i difetti del titolo quinto così come applicato dal 2001 li abbiamo visti tutti, mi è costato verificare come l'autonomia nella definizione dei centri di spesa regionali sia stata fino alle vicende dell'anno scorso un problema molto gravoso. Le regioni avevano percepito l'autonomia come nella funzione di spesa esclusivamente come un'assoluta prerogativa intoccabile, al punto che poi negli anni la stessa Corte Costituzionale ha dovuto ripristinare il principio di coerenza con i vincoli di finanza pubblica centrali, in ragione appunto degli obblighi esteri dello Stato.
e da questo punto sono di 3 minuti 4, cerco di accorciare, si sono prodotti gravi criticità che io stesso da assessore al bilancio ho affrontato in quest'aula al tempo delle famose omnibus che erogavano spesa a prescindere dall'efficienza di sistema regionale. Ora, da questo punto di vista, da un lato forse alcune funzioni fondamentali nel sistema della gestione del titolo quinto vanno riviste, ma molto altro invece deve restare nella sostanziale autonomia delle regioni e dei territori e delle autonomie locali. Faccio due esempi. Non avendo una chiara definizione delle funzioni ed avendo, riaccentrando nella materia esclusiva dello Stato, molte delle prerogative che possono essere state delle regioni nel titolo quinto attuale oppure delle autonomie locali, evidentemente le funzioni di un organo come il nostro vengono trasferite a funzioni tipiche dell'ente locale, tant'è vero che il Presidente del Consiglio, lo dico al Consigliere Caramanico, aggancia la nostra funzione anche di indennità di ruolo, l'aggancia a quella dei sindaci, non più a quella dei parlamentari. Ma la soluzione che si dà nell'ambito della definizione delle funzioni parlamentari è ancora, come avete detto, una funzione molto lacunosa. In conclusione però, l'unico organo che rimane agganciato a un'espressione diretta dei cittadini, paradossalmente, è il nuovo Senato, che con la rappresentanza dei consigli regionali porta in sé una diretta espressione di consenso dei cittadini. Dunque, la reiterazione della legge elettorale, in ragione della riorganizzazione del sistema istituzionale monocamerale, di fatto determina la formazione di un Parlamento che ancora è generato da liste bloccate, cioè da liste sostanzialmente decise dall'apparato della politica. Questa contraddizione, e delego il Presidente Pagano a rappresentarla alla Conferenza delle Regioni, andrebbe in contestuale risolta, cioè non può essere che l'Assemblea meno deputata a decidere sui destini del Paese sia l'Assemblea più direttamente corrispettiva dell'espressione dei cittadini. Questa è una contraddizione sostanziale in termini di espressione del consenso e di forza della democrazia che in questo processo va corretta, perché se da un lato si dice prima la legge elettorale e poi invece si reitera come residuale rispetto alla riorganizzazione, si rischia di incrociare un conferimento di poteri, un conferimento dei poteri legislativi in sedi dove il cittadino è paradossalmente meno rappresentato. Per quello che concerne il mio punto di vista, io starei anche a ribadire da parte dei presidenti che un sistema elettorale più coerente con un'espressione sia quello di cui abbiamo bisogno, che per me si chiama doppio turno di collegio uninominale, si può ridefinire in altre formule, ma deve essere però coerente con un sistema di rafforzamento della democrazia, e questo serve anche a superare le obiezioni che in questi giorni sono state formulate. Quindi, nell'ambito di una discussione che oggi ci obbliga ad affrontare il problema nei termini in cui il governo lo ha posto, io credo che noi possiamo sostenere il documento delle regioni, ma soprattutto chiederei al Presidente Pagano di rappresentare anche l'esigenza che le istituzioni parlamentari riformate siano anche coerenti con un chiaro rafforzamento della democrazia che avviene attraverso una contestuale adeguata elaborazione della norma elettorale. Grazie. Grazie anche a te per la competenza e la passione, caro Vicepresidente D'Amico. Conclude questo lungo e bel dibattito il Consigliere Mincone e poi votiamo. Grazie Presidente, un saluto a lei e a tutti i colleghi presenti. Questo intervento l'ho chiesto, lo faccio per una riflessione ad alta voce. Ho visto stamattina, ho notato che quando si parla di ruolo istituzionale, quando si parla di portare avanti interessi di un territorio, negli interventi ho notato questo senso di appartenenza. Devo dire, seppure con un po' di amarezza, con un po' di dispiacere, che questo dibattito alla fine ce lo godiamo fra pochi. Mancano molti rappresentanti
della giunta regionale, mancano molti consiglieri, quindi merito a chi c'è, e quindi io voglio esprimere invece l'orgoglio di appartenere a questa giunta, a questo consiglio regionale che, pur essendovi approdato con molto ritardo, ne ho potuto apprezzare la grande possibilità, il grande potenziale che può fare per il territorio. In merito all'argomento, Presidente, i miei complimenti per la relazione fatta, esaustiva, completa, e anche la passione che abbiamo notato. Certo, ci sono tanti lati che meriterebbero maggiore attenzione, ma noi in quasi tutti gli interventi abbiamo delegato a lei il nostro punto di vista. Io mi allineo quindi con gli altri interventi e le dico con molta franchezza, molta schiettezza, di portare avanti la rappresentanza delle regioni in seno all'Assemblea del Senato, e dopodiché una cosa che non va sicuramente giù a tutti gli italiani è questa della nomina da parte del Presidente della Repubblica dei famosi senatori a vita, tanto alla fine questo è il concetto, che probabilmente i cittadini meriterebbero maggiore attenzione. E inoltre, nei limiti del possibile, magari con grande forza, dovremmo tornare a dare voce ai cittadini, non più una Camera, un Senato, una rappresentanza istituzionale di nominati ma di eletti, perché oggi, in linea con quanto è stato detto e con le cose che sta facendo il Presidente Renzi, ci sono tantissime enunciazioni di principio, ma poi di cose concrete ancora poche. Allora io credo che non si possano fare riforme importanti nell'interesse della cittadinanza, della gente, di chi soffre, di chi ha bisogno, quando si vogliono anche salvaguardare le rendite di posizioni. Ecco, se la politica si riappropria di questo esempio, di questo obiettivo, io credo che potremmo stare tutti meglio e sperare in un futuro migliore per i nostri figli. Concludo dicendo buon lavoro, approvo questo documento e che la sua visita a Palermo porti buoni frutti per questa regione Abruzzo. Grazie. La ringrazio, collega Mincone. A questo punto vi leggo il provvedimento così come la premessa la evito, la lettura della premessa. Uditi gli interventi fatti propri dal Presidente, condivide e fa proprio, delibera di condividere e fa proprio il documento congiunto della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, contenente principi e proposte comuni sul disegno di legge costituzionale per il superamento del bicameralismo paritario e la revisione del titolo quinto della Costituzione nel testo che di seguito si trascrive. Pongo in votazione questo documento. Favorevoli, contrari, astenuti. Il documento approvato all'unanimità. Colleghi, io non è l'ultimo Consiglio regionale, però questo Consiglio regionale è poco partecipato, però penso che abbia dato una bella immagine di questo Consiglio regionale, quindi per questo vi ringrazio. La seduta è sciolta.